Il film inizia con una mela maledetta, ma non sono né Adamo ed Eva né Biancaneve, sono i Cavalieri dello Zodiaco. Questa mela riporta in vita Eris, la dea della discordia, che si reincarna in una ragazza a caso e rapisce la dea Atena perché sì. Toccherà quindi ai suoi cavalieri andarla a salvare, ma anche la malvagia Eris dispone di un piccolo esercito di cavalieri, chiamati Cavalieri Ombra, l'esia di Sagitta Oscura, che è chiaramente ispirato da Betelgeuse, Orfeo della Lira, personaggio che poi ha subito un ripescone in Hades, Relta della Croce del Sud, Jan dello Scudo e Serian di Orione. Il primo a combattere è ovviamente Pegasus, che deve vedersela con l'esia, il quale, sorpresona, ha un attacco che materializza Frecce Fantasma. Il nostro raccomanda M eroe lo sconfigge con estrema facilità, ma si accorge di essere stato colpito, però si estrae la freccia con noncuranza, come se si fosse tolto una caccola dall'occhio. Crystal invece deve fronteggiare Relta, che in originale però si chiama Cristo. Secondo voi gli hanno cambiato il nome per estremo bigottismo italico, il quale non permette che un cavaliere della croce si chiami guarda caso proprio Cristo? Oppure perché dire Crystal contro Cristo suonava male? Probabilmente non lo scopriremo mai. Comunque Relta scolpisce la sua croce nel petto di Crystal, ma quest'ultimo gli restituisce pan per focaccia congelandolo. Arriva quindi Eris, che pur di eliminare il biondo cavaliere non esita a trafiggere con la lancia il suo pupillo. Ah, ma yala di somma. Sirio, che ovviamente è il più fortunato, prima ancora di poter dire beh, si becca subito un calcio in faccia da Jan. Andiamo bene! Immediatamente dopo questi gli disintegra lo scudo, che, ricordiamolo, dovrebbe essere indistruttibile. Sirio però a un certo punto si incazza, gli restituisce il favore e lo sconfigge perforandogli scudo e petto. Poi però gli si annebbia la vista e teme di diventare ancora cieco. È successo di nuovo. Siccome è sempre importante rinnovarsi e cambiare formula ogni tanto, il cavaliere musicista toccherà ad Andromeda. Ovviamente questi verrà messo in difficoltà fin dai primi istanti, e così arriverà Phoenix a toglierlo dalla cacca, come sempre, brasando il nemico con le ali della Fenice. Pegasus raggiunge quindi Eris, che nel frattempo ci mostra il suo vero aspetto, ma come sappiamo è protetta dall'ultimo suo cavaliere, Serian di Orione. Pegasus però è troppo debole a causa della ferita subita, perciò toccherà a Phoenix affrontarlo. All'inizio sembrano alla pari, ma Orione scambia Phoenix per un birillo e riesce a fotterlo trasformandosi in una palla. Nonostante i pessimi risultati, Atena non perde la speranza, e questo, come sappiamo, ha l'effetto reboost su Pegasus, ovvero gli rinnova e ricarica la fiducia e il cosmo. Peccato che tutto questo gli servirà solo a prendersi altri calci sui denti, perché Serian gli farà fare tutta la montagna con le gengive. A questo punto i cavalieri sono messi tutti malissimo, ma Pegasus, senza un'apparente spiegazione, riesce a rialzarsi ancora e a indossare l'armatura d'oro del Sagittario, poi blocca il miglior colpo del nemico e lo sconfigge. Infine il ragazzo dovrà scoccare la freccia d'oro per distruggere la brutta mela cattiva, e se magari prendesse la mira con gli occhi aperti forse sarebbe anche meglio. Discordia però si mette sulla traiettoria della freccia, così questa gli trapassa il cervello. Deve essere demente! E non solo, colpisce anche la mela fermandosi giusta giusta ad un millimetro dalla testa di Atena. Il nostro eroe quindi in un sol colpo ha distrutto la mente malata di Eris e salvato dallo spappolamento la ghiandola mammaria di una dea. Sconfitta la dea della discordia, il suo tempio si sbriciola e Atena è salva. Fine! Ammazza che cagata sto film. Per fortuna i prossimi migliorano un po', forse. Prima di chiudere, come sempre, un saluto a tutti i miei Patreons e ci vediamo al prossimo riassunto. Ciao!